il fascismo è consegnato definitivamente alla storia, con i suoi protagonisti. E anche le loro salme hanno trovato la pace, come quelle dei morti della Repubblica Sociale Italiana, sepolti accanto a Benito Mussolini, nel cimitero del Musocco di Milano. Dove sono state portate le salme dei repubblichini uccisi nell'aprile del 1945, alla fine della guerra? Erano disperse in tutti gli altri campi. Nel 1956 sono portate qui. Eccole. Sono tutti questi. E ce ne sono alcuni che fanno parte della nostra storia. Ecco, qui è la tomba di Francesco Maria Barracu, il ministro di Mussolini con un occhio cieco, ucciso a Dongo e poi appeso con il Duce a Piazzale Loreto con gli altri gerarchi. Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano. Qui due nomi insospettabili, l'attore Osvaldo Valenti, il famoso protagonista della Cena delle Beffe, dell'Enrico IV. Questi due fratelli sono stati i miei persecutori fino dall'infanzia. E poi la sua compagna, Luisa Ferida. Qui è scritto con il suo vero nome, Manfrini, Luisa. Lei è protagonista dei famosi film Fedora, Gelosia. Perché i due attori sono sepolti qui? Pagarono il prezzo di frequentare alcuni feroci protagonisti della Repubblica Sociale Italiana. Accusati di presunti crimini contro i partigiani, furono fucilati a fine aprile del 1945. Ed ecco un personaggio tragico, Nicola Bombacci, uno dei fondatori del Partito Comunista, amico di Lenin, divenne anche amico di Benito Mussolini e lo seguì nella Repubblica Sociale. Fu ucciso anche lui a Dongo, fu appeso anche lui a Piazzale Loreto. Lo chiamavano e gli urlavano il gran traditore, il comunista che era diventato fascista. Ecco, ora riposa qui. Queste sono le croci. Le pesanti chiavi di pietra che serrano la tragedia del fascismo nel passato. E qui il nostro racconto a termine. Dal 1957, come prevedibile, a Predappio ha avuto inizio un interminabile pellegrinaggio di migliaia di italiani. Se prima erano vecchi fascisti o repubblichini, oggi con gli anni tutto sembra svanito, lasciando posto alla consapevolezza, al senso maturo della verità, della storia.